Start, 2, 1, boost to ignition, and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi vi porto Blockbuster Inc. versione Prologue, quindi disponibile a tutti perché il gioco completo, penso in Early Access, uscirà quest'anno. E questa è versione gratuita. Ve lo dico fin da subito, secondo me, mio modesto parere, lo vedrete anche nel titolo, questo non è, come avevo identificato tempo fa, il nuovo The Movies. Non ha le stesse meccaniche. Mi chiedo se mai lo rivedremo, questo The Movies, ma ha delle meccaniche altrettanto interessanti. Vi faccio vedere, intanto vedete qua c'è un set, non so se lo vedremo nel gameplay, ma sappiate che però non è banale come altri giochi di simulazione cinematografica, ma potremmo costruire i set come meglio crediamo, ma non avremo il film finito, però ci sono delle chicche interessanti. Possiamo iniziare con gli indie films, pellicole proprio. Iniziamo normale. Si può iniziare, vedete ci sono gli anni 20 adesso, non si può. Si può scegliere il genere però. Il genere, facciamo un action, dava tanto comedy, temi vampiri, medieval, no, diciamo vampiri, cyberpunk e vampiri. Sì, che gli anni 20 potrebbe andare. Iniziamo, no, non giochiamo il tutorial perché l'ho già visto, vi faccio vedere in breve quello che si può fare. Perché il tutorial a un certo punto finisce, vi molla lì e insomma... la grafica è molto carina, abbiamo la possibilità di, vedete, stoppare, qua abbiamo anything perché possiamo andare a settare lo schedule, quindi praticamente mettere il lavoro, possiamo farlo iniziare alle 8, fino alle 13, facciamo mangiare un paio d'ore, si lavora un po' anche il pomeriggio fino alle 17 e poi leisure e divertimento, quello che è, insomma, qua possiamo decidere il... la qualità del pasto e poi abbiamo la modalità di costruzione che ci permette di andare qui di costruire gli interni, gli esterni, soprattutto possiamo fare delle stanze preconfezionate o costruirle noi stessi, quindi andare a in alto qua, posizionare singole pareti o interi rettangoli, quindi andare a costruire delle cose. Possiamo, vabbè, queste sono per modificare il terreno, copia e incolla, perché è possibile poi andare a selezionare parti di un edificio, copiarle, incollarle, quindi riprodurle. Io costruisco le stanze prefatte. Quello che ci serve è un ufficio di produzione, quindi lo piazziamo qui, del produttore, un ufficio del writer, di quello che scrive, un ufficio di ricerca, ve lo faccio vedere molto velocemente, non è niente di... una canteen, che praticamente è una... mettiamo qua, che è praticamente la mensa. Abbiamo l'edificio di manutenzione che piazziamo qui. Sì, dai, direi che può andare bene così, bruttissimo da vedere, ma va bene. E possiamo fare undo, cancellarla e la ripiazziamo in modo un po' più saggio, un po' più bello. Così. Sì, dai, un po' meglio, un po' meglio. E dovremmo averle fatte tutte, abbiamo le toilet le mettiamo qui, è una, un po' una, uno schifo perché tutta una cavolata, perché l'entrata è qui, quindi non posso certo piazzargli lì la... allora vediamo un attimo, maintenance gliela piazzo qui, il poveretto entra da lì dietro, ma va bene. E poi mancava il bagno lo piazziamo qui così, così non fare un bel giro e passare qua al centro, va bene. Dovremmo avere più o meno tutto, poi possiamo andare a piazzare i vari oggetti, configurare i vari uffici, ma non è quello l'importante. Research office, ma noi abbiamo fatto le stanze preimpostate, se no possiamo mettere le porte, le finestre, insomma i muri e quelle cose lì. Qua intanto vedete che è cambiato, non c'è più anything perché ci mostra l'ora del giorno e il turno di lavoro che ci sarebbe. In questo caso possiamo andare ad assumere degli impiegati, ma prima di farlo voglio andare a fare ancora nella costruzione gli edifici, i set. Possiamo settare, quindi vedete, configurare come funziona un set, quindi settare un tipo di tema, cosa che non farò. Exit designer, sì va bene. Voglio andare a prenderne uno già fatto, giusto perché è una dimostrazione, quindi
scusatemi qua. Allora, set, prendiamo questo, il default set, lo piazziamo qui, perché ovviamente poi gli studio sanno una certa... Allora, in questo caso andiamo ad assumere della gente. Possiamo assumere, vedete, un attore con il simbolino della maschera. Abbiamo un regista. Noi, vabbè, li assumiamo così. Questo si stressa facilmente, quindi no. Vediamo gli attori cosa c'è. Ah, ma c'è solo questo, quindi... Intanto vedete che ha le sue relazioni, ha per chi lavora, i suoi bisogni, quindi bisogna soddisfarli tutti. Quindi questo assunto, sì. Ah, ce n'è già messo un altro. Vabbè, no. Assumiamo un regista, Ippolito Larsen, che sarà... È un Midas Touch, quindi tutto quello che tocca diventa oro. Assumiamo anche lui. Il gioco sarà in italiano comunque quando uscirà. Ok, poi un produttore. Poi abbiamo il writer, ce l'abbiamo già. Abbiamo un crew. Abbiamo un addetto alle pulizie. E questo è il cameriere. E questo è il teacher, quindi il maestro, che ci consente anche un ricercatore. E un maestro. Ok. Quindi tecnicamente ora si può andare a vedere a chi è assegnato l'edificio. Però si va qui e si fa l'inizio della produzione. Quindi si può iniziare a scrivere il copione andando a selezionare il tipo di prodotto, che è un film, non un TV show. Basso budget, ovviamente. Questo è il classico sviluppo di un gioco, quelli dove creiamo i videogiochi in pratica. Facciamo una commedia a tema vampiri, basato su un'audience generalizzata, quindi non con limiti di età. Il produttore è Zane Pacheco, Ippolito Larsen è il regista e poi ovviamente Liegi Baston Liegi. No, il writer non lo abbiamo, non abbiamo il writer, quindi non possiamo. Anisha questo qui, ok. Sì, non ho guardato le sue specifiche perché vi sto facendo vedere semplicemente come funziona. Allora, abbiamo il writer. Qua possiamo scegliere la lore, dialoghi, la storia, l'atmosfera, conflitti che ci sono o no, la suspense neanche, niente livelli di sangue. Direi che puntiamo su questo, magari un conflict perché è importante, la suspense un po' meno. Le scene, possiamo scegliere il set per le varie scene del film. Noi facciamo un default set, ne mettiamo un altro. Ah, qua mi fa scegliere direttamente nei set selezionati. Vi ho detto, non è un The Movies perché in The Movies facevamo tutti i movimenti, però vi dicevo anche che era un pochino più profondo di altri titoli. Ne abbiamo visto un altro, adesso non mi ricordo il titolo, però vedete che è un pochino più carino. Basta, io direi che così. Video editor non c'è nulla. Basta, credo. Non dovrebbe esserci altro. Non mi lascia finire, perché no? O mi manca qualcosa? Vediamo. La scena 3 non ha il set selezionato. Almeno una... Ah, ok, mi manca la scena. Allora mettiamo anche la scena 3. Video editor. Ok. Questo è da vedere, da fare dopo questo, però. Almeno un attore è richiesto. Sì, perché in effetti mi mancano gli attori. Quindi ho un attore e posso creare la produzione. Ok. Quello che succede in questo momento è che adesso la gente assunta verrà a lavoro dal giorno successivo probabilmente. Qui abbiamo la possibilità di vedere la possibilità di creare un team di lavoro e possiamo andare a fare, vabbè, prima di tutto c'è la possibilità di ricercare. In questo caso si parla di equipaggiamento, quindi le luci, i riflettori, i tipi di produzione spendendo questi punti di ricerca, le facility per gli stunt e i generi.
Ma la cosa interessante che vi facevo vedere prima qui, potete andare ad educare o allenare gli attori, perché hanno due parametri che sono generalmente il carisma e la fisicità, l'atletismo. E se andiamo a fare l'allenamento, si addestrano per fare magari gli stunt o le scene d'azione, mentre l'educazione è il carisma. Quindi sta scrivendo lo screenplay, vediamo a che punto è la realizzazione del film. Vedete che ci stanno, no, non ci stanno, ok, stanno riprendendo la scena, vedete che sta filmando la scena 2. La cosa interessante è che possiamo anche andare a fargliele rifare le scene. In questo caso vedete hanno dovuto allora scena details, scena 1 ha un rating di 49, la seconda un 45. Io posso dire no, riregistratela di nuovo, il progresso del film scende e me la rifanno, perché io voglio un film fatto come si deve. Ovviamente non è da giocare a questa velocità, ma per amor di... Vedete che stanno riprendendo con le macchine degli anni 20. Cioè non è The Movies, ma è altrettanto intrigante, interessante. La scena l'hanno rigirata, ma penso coi piedi, perché hanno fatto sempre 45. Ah, stanno registrando di notte. Ah, perché possono fare quello che vogliono. Sì, ma hanno fame. Ah, non ho assunto un cuoco? Può essere, può essere. No, è lei. Basta. Non lo so ancora gestire questo titolo qui. Quindi, questo tasto qui mi manca. E non escludo neanche che possa diventare un The Movies come scelta di recitazione, ma... Allora, vediamo un attimo le informazioni sul film. 49, 46, hanno rifatto meglio questa scena qua. Direi di finire. Perfetto. Ci saranno poi le consegne degli Oscar, quindi ci sono un sacco di cose. Rilascia il prodotto che uscirà domani. Adesso voglio andare a cambiargli un po' il coso, perché voglio dargli la libertà di fare quello che vogliono. Perché sennò non ne usciamo più. Lui sta ricercando, sta facendo punti di ricerca che dovremmo avere poi qua nella ricerca. L'altra cosa interessante che non vi ho fatto vedere è che abbiamo la città. Nella città è possibile andare ad assegnare alle nostre star, in base alla fama, in questo caso possiamo prendere un attore, che in questo caso non ne abbiamo perché non lo so. Dovremmo avere, se avessimo una star non appena magari conosciuta, possiamo metterla in affitto a costo nostro in questa casa. Qualora avessimo qualcuno di un po' più famoso in questa casa, così via, fino alle villette e alla Hollywood vera e propria, con 10.000 al mese di noleggio, per dargli una casa, insomma. Intanto non so cosa stiano facendo qui, però il film uscirà domani, quindi vediamo che cosa è successo. Vorrei andare a vedere questo progettino qui, perché... Ah, l'ho chiamato The Tiger of Pizza, ma non... No, non mi ha fatto più modificare niente del montaggio video, ma va bene, dai. Intanto sono tutti molto stanchi. The Gorgeous Tiger ha preso un rating di 48-49. La storia è potenziale, ma l'esecuzione è agonizzante. Sommario. Ok, screenplay non è male. Pessima tecnica. E qua vedete tutta la valutazione. E sta diventando... Ovviamente sono ancora nessuno. I vari produttori, il regista, l'attrice e il writer. Il writer no, non sale. Però insomma hanno dei bei stipendi. Il film è uscito e ci produrrà delle entrate. Ora, se io vado a produrre un altro film... Guardate qua. Io voglio fare un film... Movie. Low. Facciamo un action stavolta. A tema cyberpunk. Produttore, direttore, il writer, per tutte le età, gli attori sono sempre questi, non ne ho altri. Sette, tre scene, quattro scene sono.
E qua c'è una scena stunt. Allora, intanto iniziamo a mettergli default set. Non so se poi, e sarà molto interessante scoprirlo, se mettendo le scene cambiano jump and fall. Qui ci sono delle scene... Ah, questa è una scena preimpostata. Ah, ok, possiamo scegliere cosa fargli fare. Un combattimento con le spade. Boh, ci metto un barista. Effetti, non ne ho ancora. Movimento camera. Però sapete che un pan così mi piace molto. Non è The Movies, lo ripeto ancora, ma più lo guardo, più penso che abbia del potenziale. Perché qua mi sta già facendo vedere com'è il film. Anche gli effetti sonori. Non so però onestamente quanto potrebbe andare a... Animazioni. Attore. Lei che urla. Ok. Nella seconda scena l'attore parla. No, discute. Nella terza scena stunt. No, va bene così. Jump and fall l'abbiamo già fatta. E quindi tecnicamente abbiamo creato tutto. Quindi proviamo un po' a vedere, avendo configurato questa scena così, che cosa può succedere. Potrei assumere altri attori però per i prossimi film, magari mettere con più persone. Cioè è intrigantissimo, io adesso sono passati 20 anni, di The Movies non ne ricordo molto, ma ricordo che c'era molta più personalizzazione e la possibilità di fare i dialoghi. Però al momento è quello che più gli si avvicina, in tutta onestà. La prima scena l'hanno girata, sono tutti abbastanza devastati, probabilmente perché non hanno un posto dove dormire. Comunque la prima scena non si sa come l'abbiano girata, ma io voglio capire, ma posso fargli anche un dormitorio? Probabilmente sì, che è questo. Ma sono tutti distrutti, probabilmente c'è qualcosa che non va. Vabbè, iniziano a lavorare. Rating 48 della seconda scena. Ah no, la prima hanno fatto. Ok. Ricominciano a lavorare con calma, arrivano dopo un'ora. Questa è la scena che avevo messo io. Però è bello vedere anche quanto cambia anche come cose che possiamo scoprire, le luci. Sarà da capire, perché se questo ha una seria ripercussione sull'esito finale del punteggio del film, sarà veramente interessante. L'ho visto onestamente i primi minuti, non ero particolarmente... ma in realtà non sembra affatto male. Mi chiedo se si possa andare a vedere. Qua abbiamo la banca con i prestiti, gli share della Indie Film di cui possediamo il 100%, quindi possiamo andare anche ad acquistarne altri. Ok, interessante, solo che non so quanto negli anni 20 questa fosse una prassi. Però non so se sono stanchi perché è fine giornata o no. Intanto vado a vedere anche nella ricerca se c'è modo di cercare qualche lounge, stunt facility. No, non c'è nulla. Mettiamo una lounge. Ne ho 20 e non posso. Vabbè, intanto stanno girando l'ultima scena, quella con lo stunt. Ok, Mila Prater cammina. Ok. Il logo della Azzi Pixar è visibile in alto a sinistra, nell'angolo in alto a sinistra. Può solo significare una cosa. Loro mi hanno fatto un'offerta guardando The Gorgeous Tiger. Mila dice, sono... Cioè, praticamente dice, mi hanno fatto un'offerta, mi hanno visto in quel film, mi vogliono...
e quindi mi date gli stessi soldi o me ne vado? E noi siamo a metà del, alla fine della produzione, gli do i soldi per forza. Quindi io con lei dovrei forse parlare. Non è felice. Ma se andassi su Manager Employee, lei vuole, e no, gli sto già dando quei soldi, quindi non si parla, non se ne parla. Non so perché, tra l'altro io dovrei avere anche la possibilità di fare, e me la sono persa mi sa, una stanza, no, non ce l'ho ancora. Era questa, per far evolvere, diciamo, gli attori. Ok, ricominciamo il lavoro, che dobbiamo girare l'ultima scena, la scena stunt, che però non riescono a fare. Non so perché stiamo buttando via giornate di lavoro e un sacco di soldi, tanto il film sta andando a scomparire. Ci abbiamo perso un bel po' di soldi. Comunque questo è un film con più scene, quindi... Dai, a breve finiamolo sto film, dai, vi prego. Hanno tutti fame, ma nessuno mangia. Ok, rating 50, hanno fatto una bella scena. Posso scartarlo? No, lo registriamo e lo rilasciamo. E vediamo come va. Una peggio dell'altra, però la scena con lo stunt è stata quella un po' più bella. Ovviamente potrò assumere un'altra persona, potremmo andare a vedere... L'attrice salirà ancora di grado, vedete che adesso sono nessuno, ma diventeranno famosi andando avanti. Chiederanno di essere pagati di più, dovremmo tenerci ristretti. Ok, vediamo che punteggio, se prendiamo 50 sono contento. Ippolito Larsen, ah ok, qua commentano sull'attrice e sul regista. 48, ho preso meno dell'altro film. E vedete che sta aumentando e a breve sarà una star, diciamo, di basso livello. E abbiamo messo in vendita il film. Ripeto, negli anni 20 non credo che... Poi questo è un... è un prologo, quindi è una demo free to play. Vi invito, non me l'hanno detto loro perché io lo sto giocando gratuito come voi, non mi ha contattato nessuno, ma se mettete il gioco in wishlist è meglio, nel senso che Steam vede che comunque il gioco è molto richiesto, lo vedono anche loro, quindi l'hanno già messo l'italiano, però insomma, se vi piace mettetelo in wishlist. Intanto fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti di questo titolo e alla prossima. Ciao ciao!